Avvocato Luigi Alfano, buonasera. Siamo qui per parlare del decreto legge 132-2014, la degiurisdizionalizzazione. Ci può dire qualcosa in merito? Allora, innanzitutto per quanto concerne il decreto varato dal governo negli ultimi mesi, ha cercato di venire incontro un po' a quelle che sono le esigenze e le deficienze ataviche che attanagliano la giustizia. Con questo decreto inizialmente si è cercato di denominato appunto l'azzeramento e la cancellazione in quelle che sono purtroppo i numerosissimi procedimenti civili e penali, cercare di evitare quantomeno possibile l'arretrato. Quali sono i punti nodali del decreto 132 del 2014? Innanzitutto un'innovazione che è quella che riguarda l'arbitrato, nel senso che molto spesso le parti, prima di giungere al giudice, costituite ovviamente da un collegio formato non solo da avvocati, ma anche da esperti in materie giuridiche, costituendo un collegio arbitrale affinché le controversie vengano, prima di iniziare come condizione di procedibilità dinanzi al giudizio vero e proprio, innanzi a questo collegio arbitrale, la cui funzione è quella quantomeno di, diciamo di tagliare netto l'arretrato civile. È chiaro che quando non c'è l'accordo dinanzi al collegio arbitrale, la condizione di procedibilità si va dinanzi al giudice, ma la funzione appunto dell'arbitrato è quella di dirimere le controversie, di azzerare l'arretrato in materia civile e la cosiddetta sentenza che poi viene chiamata lodo arbitrale, che poi a tutti gli effetti ha avente valore di titolo esecutivo in un futuro eventuale giudizio. Oltre all'arbitrato, come punto nodale del decreto vi è anche la negoziazione assistita, che consente anche alle parti tramite l'avvocato di potersi rivolgere anche in caso di separazione, di divorzio, la cui legge rimane ancora quella attuale, senza ancora aspettare ancora in attuazione al Parlamento la riforma del divorzio breve, e consentirà alle parti di potersi rivolgere a un avvocato e di scrivere l'accordo o i patti, le condizioni in materia di volontaria giurisdizione di famiglia, addirittura anche recandosi dinanzi all'ufficiale di stato civile, che poi roga l'accordo e la pattuizione stabilite da entrambe le parti. Poi si è cercato anche e soprattutto per quanto riguarda gli obblighi dei difensori riguardante anche la riservatezza, l'antiriciclaggio, la modifica al regime della compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione e anche l'iscrizione al ruolo del processo esecutivo per la prescrizione, il contrasto nel ritardo dei pagamenti, anche la possibilità da parte dell'ufficiale giudiziario di poter accedere alla banca dati di tutte le pubbliche amministrazioni in via telematica. Vi assicuro che comunque in ordine poi al verificarsi della interruzione della prescrizione della decadenza, il ruolo che è stato dato in questo decreto soprattutto era quello di fare in modo che si accorciasse quantomeno i termini di prescrizione per alcune tipologie di reati. È chiaro che questo è un decreto che è ancora in fase sperimentale, appunto riguarda misure urgenti, ma vi assicuro che non basta questo decreto per poter azzerare l'arretrato sia in materia civile che penale. È necessario soprattutto incidere sull'aspetto strutturale, funzionale, organico del personale della giustizia per poter dare un servizio efficiente a noi cittadini. Grazie avvocato per queste pillole di legge. Grazie Buonasera. anche a voi.